È mandatorio. Top 3 metakiller. Nurse Piaga. Il terzo, quarto e quinto posto di solito se la giocano un po' in lotta. Io ho messo la singolarità. Mi piace tanto la singolarità. Secondo me è tra i più forti attualmente. È una zona di cui a me non mi interessa più di tanto. La stalkerò per prendermi il 2. Ma dove sono? Dai che perdo già il primo gen. Stanno facendo quello lì sopra. Devo andare lì, spero che non mi sentano. Perché dice che non sono troppo forti. A me non fanno impazzire. Ma qual è? Ovviamente... Ti pare una è l'ossessione e l'altra no? Chi dovrei cesare se non l'ossessione per prima? Ci ho provato. Mi hanno finito il genere? Cazzo se corro più veloce. 5% si sente un fottio. Non è male le pile incluse in sta mappa. Porco due se non è male le pile incluse in sta mappa, raga. Mappa chiusa! Mappa due piani, di game è questa, basta. Solo se giochi in sé due mappe è forte, secondo me, le pile incluse. Ciao Oni, buonasera caro, come stai? Ovviamente mi doveva finire il gen. Tra l'altro è l'ossessione questa. Possiamo stalkerarcela un po'. Perché non ho impasse, non ho gen defense con sta build. Sapete qual è il problema di pile incluse? È che non incentivi a difendere il Trigen. Tu hai sprint... Non hai sprint burst. Perché tu non vuoi un Trigen, actually, con questa cosa qui. Ok, 99.9%. Non male, se devo sbagliare. Il problema è che mi hanno finito quello negli angoli, esattamente. Ho dato un insta heal con col Blight Serum. Buonanotte che la raggiungo, schifo di combo. Salve. E arrivederci. Qui abbiamo due buoni gen da difendere insieme a Luke. Ma possibile che mi sia rimasta un po' buggata la velocità delle pile incluse? Perché mi sembra di essere un po' più veloce. Potrebbe essere solo il perk quello di... di Nato nelle Tenebre, che mi fa sembrare di essere più veloce. Però mi sembra di essere più veloce. E non di poco. Però penso che sia solo quel perk. No, si vede la differenza. Madonna se si vede. Non ho Shadowborn. Ah no, è, sì, non è Shadowborn, ma è quello del Doc. Ok. Perso due stack, ma ho tirato giù l'ossessione. Ho tirato giù due persone di fila. Monitor ti aumenta la FOV, quindi ti fa sembrare di essere più veloce per questo. Vorrei camperarli questi hook, devo essere onesto. Però qui abbiamo un pile incluso, non è male.
Siamo belli fast con pure Bloodlust. Ah, god, pallet qui. Me ne devo andare, infatti. Vorrei finire il 3, così da perdere il Terror Radius, ma... Hanno smesso di farsi gen? Particolare. Si stanno resettando, ok. Potrebbero star facendo quello. Oltre che quello fuori, ma quello fuori ci sono passato. No, si stanno solo resettando. Ok, ottimo. Buon mind game, dovrei arrivarci. Ottimo. Dovrei stalkerare un po', però... Si stanno resettando, quindi è tempo per me. Dovevo forse prima calciarlo, sarebbe stato meglio, action. Perché qui abbiamo comunque un 2 gem molto vicini. Il problema è il terzo, che non è propriamente vicino, sfortunatamente, però... Mappa buona per la pig, questa. Questa e... Midwich. No, scusa, questa è Midwich. Questa e... Come cazzo si chiama? Laris. Mi sono incastrato, santo cielo. Ok. Ho finito un altro gen. È andato questo pallet, vero? Sì, ottimo. Stanno facendo gen lì. Un altro hit. Prendiamoci lo stalk. Sento che stanno facendo il gen. Ottimo. Non mi ricordo chi è quanti, Hook. Il problema principale è quel gen lì sopra. Quello che appendo qui rimarrà qui e gli faranno un save abbastanza gratis. Non posso farci molto. Comunque, dovrebbero rimuovere... L'unica cosa che dovrebbero rimuovere di questo gioco, secondo me, è la velocità che stacca. Sia da sulk che da killer. Non ha senso. Più fonti di speed non ti dovrebbero aumentare lo speed. Imo. In modo tale che se vuoi giocare il pila inclusa anche per l'endgame, lo puoi giocare. Che non ha senso che tu non possa, ecco. Perché pila inclusa, sfortunatamente, endgame non funziona. Ed è una scammata assurda. Aprirò qua adesso. Perché stanno facendo gen, li ho appena sentiti. Perché immaginavo volessero fare anche questo gen. Almeno posso provare a prenderli di sorpresa anche da di qua dopo. Devo calciarlo. Questa è la sessione? No, è l'altra, ok. Nice, ottimo hit. Vedo qua sopra non è ottimo. Però comunque non stiamo giocando male, cioè stiamo giocando bene. Uno è morto almeno. Potrebbero star finendo il gen lì sopra adesso. Questo è ancora in regressione, qui si stanno curando, ok. Non so se voglio andare per quella fuori. Non è andata all'angolo, fortunatamente, quindi è morto. The Dark Cats. Fare bene le pile. Nice. Anche lei è morta. Vuol dire che già sono due morti. Questo doppio gem vicino ci ha aiutato tantissimo. Il problema sarà quello adesso. Infatti adesso ci vado. Per fortuna siamo in tier 2 non mi spottano più. Dove potrei provarlo davvero a giocare senza il 3? Il 3 è comodo in realtà, mi ha servito tanto. No, non è vero. Non si può abbandonare il 3. Questo si è fatto aggrabbare. Potrei slaggarla, ma fuck this. Va bene così. Non ci vuole slaggarla. Sarebbe stata una kill facile, ma... Mi va bene così.
Perk più divertente. Save the Best è uno dei perk più forti del gioco, anche in realtà. Se riesci a proccarlo. Ed ecco perché comunque Midu c'è una merda, secondo me, come killer alcune volte. Se non hai killer decente. Adesso, per fortuna, ho il 5% extra dai generatori completati. Se no, guardate quanto tempo ci vuole raggiungere un cazzo di serve. Solo grazie alle pile l'ho raggiunto velocemente, actually. Per te no? De gustibus. Ma come corre un... Corre come un Tomahawk o sbaglio? Perché un Tomahawk corre? Purtroppo sugli M1 sei the best. Sugli M1 sì. Dipende su quale killer però. Sui killer che possono usarlo, infatti io ho detto. Quindi chi è che lo può usare? Lo Slinger, Nemesis, Pig. Senza questo perk fanno cagare questi kill. L'unico motivo per cui possono un po' recuperare è solo se giocano Save the Best, perché gli permette di chiudere più velocemente un chase. Fine. Doppio insta-heal. Questa è insta-heal più Siero con un pezzo nuovo, e abbiamo comunque vinto. Godereccio.